Andiamo a Mantova, alla Valle dei Fiori. Buongiorno Ugo Orlandelli, al collega Ibanez Valeriani. Buona giornata Susanna e benvenuti alla Valle dei Fiori di Mantova e volevo unirmi anche a fare gli auguri al collega Ferruccio. Allora, quest'oggi è una puntata molto 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 interessante perché vi faremo vedere tante cose sulla cura delle piante. Innanzitutto, buongiorno signor Ugo Buongiorno e ben arrivato. e buongiorno anche a tutti i nostri affezionatissimi telespettatori. Oggi, come avevo accennato la volta scorsa, volevo parlare di come si recupera le stelle. In questo periodo è il periodo dove sembra che non ci si farà niente, dove sembra che è un periodo molto importante per i lavori che c'è da fare per l'orto, il giardino e tutto il balcone, ma anche per le piante in casa. Ecco, adesso noi abbiamo comprato le stelle e in casa ho cominciato ad avere le stelle non belle, un po' sciupate. E non buttatele, perché se buttate le stelle, buttate via una pianta verde. Oggi bisogna recuperare tutte le piante. Poi quest'anno andremo sempre a fare spesso come si recuperano le piante, non solo da interno ma anche da esterno, perché il verde è sempre più importante. Come vedete, quello che sta succedendo nel mondo, sia in Australia e sia quello che succede da altre parti, questi cataclismi che ci sono, è successo perché non abbiamo tenuto noi a bada l'inquinamento e tutto quello che è. Allora, parliamo di stelle. Voi avete comprato le stelle, belle, grosse, piccole, e adesso le trovate come questa, che non è più così grande. Cosa facciamo? Allora, le buttiamo? No. Andiamo a recuperare. Guardate questa stella come le ho messe qui dalla parte. Ce n'è ancora qualcuna bellissima. Allora, quello che è da fare in questo momento, guardate bene, perché una stella è stata piantata in un vaso, guardate, che ha tutte le radici, dovete voi bagnarla, tenerla, poi questa settimana o la settimana prossima, quando vedete che si sfiora, andate a tagliare, guardate. Ecco, ricordo intanto che se ci sono anche domande da casa, noi siamo ben disposti a rispondere anche ai nostri telespettatori, visto che siamo in diretta. Sì. Vedete questa pianta? Io vado a tagliare in un certo punto che poi vi farò vedere il perché questa altezza. Vedete che questa pianta ha parecchi rami. In questo momento io andrei anche a tagliare questo in mezzo, perché se poi le piante crescono, io andrei a tagliare anche qualcun altro. Sembra proprio che la stiamo distruggendo, signor Ugo. Stiamo facendo, è come fare la casa, quando si fa la casa si fa il progetto e del progetto si comincia con i fondamenti e non si vede nulla, perciò noi stiamo preparando come in casa il fondamento perché la casa venga giusta e stia in piedi. Ecco, questi sono quattro rami, questo è un po' più lungo, tagliamolo così. E vedete che questi sono, nasceranno i germogli, non si vede che sono piccolini, beh, tenete la bagnata, tagliate i germogli, perché la pianta, la stella di Natale non è una pianta arborea normale così, è una pianta alto fusto. Se andiamo nei paesi caldi dove io sono stato, in Australia, che ho visto anche in Sicilia, ci sono non così grandi, in Australia ci sono dei pianti come noi abbiamo i tigli, là ci sono le stelle di Natale alte 8-10 metri, tronchi normali, che si appoggiano, là era bello perché si appoggiavano su queste, pensate, un albero con tutto fiorito, che meraviglia è. Questo è stato in maggio che io sono stato, è una cosa. Per uno che ama le piante e fiori è una cosa
indimenticabile, perciò c'erano i pappagalli, c'erano sulle, tutti gli uccelli. Ecco, noi l'abbiamo ricoltivata, rifatta nel modo per tenerli in casa come tante cose che facciamo. Ecco, allora questa è una pianta che adesso la dovete svasare, bagnare, fra 2 mesi la svasate in un vaso più grande, lei farà tutti i germogli dalla parte e avremo una pianta alta, 80, anche un metro, piena, importante che dà i concimi, perché tutta la base delle piante, ma di tutte le cose, se non c'è l'alimentazione, e non è. Allora ricordatevi che sono vegetali. I vegetali, le piante che sono vegetali, hanno 3 cose importanti: caldo, freddo, luce e buio, e acqua e asciutto. Perciò la stella di Natale ha bisogno di essere bagnata. Perciò questo avete. Poi, se vedete quello che ho tagliato, questa pianta, vedete questa? Questa pianta, non buttatela, la tagliate. Scusate se sono un po' lento, un po'. La tagliamo in questo modo. Sì. E poi andiamo a piantarla in un vasino. Oh, ma cioè, quindi praticamente da questo può ripartire una nuova pianta. Sì. Che sono queste? Ecco, questa è una piantina piccolina, vedete che bella, che è questa, che bella, che viene tagliata e verrà una pianta, qui si fa una pianta alta 80-90, qui si fa una pianta 40-50, poi la andiamo a potare ancora quando siamo in agosto, tagliamo le punte per farla cespugliare ancora meglio, e andiamo a fare le taglie piccole, e le abbiamo così. Perciò ricordatevi che le piante che avete potete moltiplicarle e non buttare via nulla. Ecco, basta concimarle e dare questo. Allora c'è una signora che ha chiamato, vuole sapere esattamente dove siete, così diamo questa risposta e poi torniamo da voi tra poco dopo la pubblicità e dopo le notizie. Allora, signor Rugo, da casa, sì, appunto, chiedevano dov'è che ci troviamo, siamo sempre a Mantova. Noi siamo sempre a Mantova, in via Parma, chi viene, questa è la Valle dei Fiori, la troverete uscendo a Mantova Sud, oppure venendo dalla normale dopo Suzzara, Mantova, e direzione Mantova, lo trovate in via Parma 28. Bene, adesso dobbiamo salutarci, signor Rugo, per il primo collegamento. Sì, poi volevo accennarvi che in questo periodo noi abbiamo anche la mostra delle piante grasse, lì abbiamo fatto un bel discorso, però qui troverete le piante grasse, troverete le primule, tutto quello che è tutto importante per l'orto. Grazie, torniamo Perfetto. Tra poco, anche perché c'è una domanda arrivata da casa, ma ve la leggo nel prossimo collegamento. Adesso c'è la pubblicità.